Sul Gran Sasso la speranza è quella di prolungare sempre più la stagione sciistica dopo un avvio tardivo a causa della mancanza della neve, ma ora la meta è più che mai ambita e il dato è che sempre più giovani scelgono la montagna aquilana anche grazie alle iniziative dei locali alla base della funivia. Nei giorni scorsi Campo Imperatore ha fatto il pieno di universitari provenienti anche da fuori regione, un dato che fa ben sperare. Nonostante la giornata un po' variabile, nevischia, non fa particolarmente freddo, anche oggi c'è molta gente, continua il trend di una stagione che è in netta ripresa rispetto all'inizio posticipato del 20 gennaio, molti gruppi di studenti, universitari, quindi gente giovane, oggi più turisti, quindi turisti che sono in albergo. E un fine settimana, diciamo, al momento possiamo dire anche di pienone. Ma sulla montagna si deve investire con infrastrutture e servizi, non è più rinviabile. Intanto c'è attesa per la primavera e il bel tempo, così finalmente potranno partire in modo vero e concreto i lavori di riqualificazione dell'albergo di Campo Imperatore, quello che ospitò la prigionia di Benito Mussolini, che sarà tra qualche anno un resort in quota vero e proprio.